Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere una variante delle estensioni in piedi dove andiamo ad aggiungere una componente di lateralità, ossia di inclinazione laterale. Le estensioni in piedi erano quell'esercizio nella quale noi andavamo ad estendere la zona lombare grazie a una praticamente pressione delle nostre mani dietro alla zona lombare, ma noi vogliamo aggiungere, in quanto credo soffriate di una lombalgia di tipo meccanico con deviazione laterale o con componente laterale, di una componente laterale appunto. Quindi dovrete andare a fare l'estensione associando a questa una componente di inclinazione laterale. L'inclinazione laterale pura sarebbe questa, l'inclinazione laterale con estensione sarà questa. Quindi con una sola mano posizionata sopra il gluteo, quindi a livello posteriore della cresta iliaca del lato in cui volete generare la spinta, immaginare di spingere con questo braccio angolato più o meno a 45 gradi a 45 gradi nella diagonale opposta, quindi anteriore e laterale dal lato opposto, quindi generare questo vettore di direzione. L'estensione andrà fatta quindi sempre cercando di sentire la tensione nelle strutture articolari della colonna, il fastidio al limite nelle stesse zone, è ripetuto più volte in maniera oscillatoria. Un'altra modalità per eseguire lo stesso esercizio è di immaginare di dover scivolare con il braccio lungo la coscia mentre tenete le gambe poggiate leggermente divaricate, quindi andate ad inclinare posteriormente e lateralmente, ma con l'immagine che è quella di raggiungere il polpaccio con la mano dal lato in cui vi state inclinando. Anche in questo caso è da raggiungere la tensione di fermarsi prima di sentire il dolore o un peggioramento dei sintomi. Quindi sarà comunque il vostro fisioterapista a indicarvi se questo esercizio innanzitutto è indicato nella vostra condizione o se ci sono particolari accorgimenti che dovete adottare. Andiamo a rivederlo magari di profilo. Posiziono la mano sopra il gluteo del lato in cui mi devo inclinare ed estendere e vado a spingere nella direzione contraria. Ok? L'altra variante era con la mano che scivola lungo la coscia posteriormente. Non mi resta che augurarvi buon esercizio, al prossimo video.